Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul nostro canale Saper Fare. Oggi continueremo con la lezione numero 7 riguardo alla programmazione. Parleremo di Image View. L'Image View è un elemento importante per quanto riguarda la nostra programmazione e non è altro che un componente, diciamo un oggetto che ci permette di visualizzare delle immagini appunto attraverso questa Image View. È fondamentale capire anche che la Image View non serve solo per visualizzare le immagini, ma anche per creare, per esempio, un pulsante anziché con una solita scritta, un testo. Quindi, associando un'immagine, possiamo trasformare l'Image View in un evento click, un button. Ok, vi ricordo sempre di iscrivervi sul nostro canale YouTube, di visitare il mio sito web www.siciliashop.info. Adesso passeremo all'image view. Aggiungiamo l'elemento image view. Gli diamo una sistemata sul nostro schermo, diciamo così, virtuale, sul designer dove andremo così a progettare. E la chiamerò io in img immagine. Andremo a dichiarare sia diciamo così, appunto sul progetto come immagine, ma anche come evento click. A questo punto ci servirà un'immagine da aggiungere all'Image View per visualizzarla, però ci sono anche altri metodi per far visualizzare l'immagine. In questo caso andremo su Google. E andremo a prendere un'immagine scarpa, così un'immagine qualsiasi, e l'andremo così a salvare nel nostro su immagini. Abbiamo salvato la nostra scarpa e per caricarla e visualizzarla sull'Image View dobbiamo andare su Files del nostro designer, aggiungi files, andremo a cercare sulla cartella immagini la scarpa e l'abbiamo selezionata. Il nome della scarpa in questo caso sarà index.png, quindi per visualizzarla sul nostro progetto dobbiamo andare su file immagine e selezionare index.png perché non l'ho rinominata in scarpa ovviamente. Se adesso lanciamo il nostro emulatore, visualizzeremo praticamente, questa era la lezione precedente, come vedete visualizzeremo la scarpa, quindi l'Image View ci serve appunto a visualizzare un elemento grafico e dare la possibilità così di avere un'impostazione diversa della nostra applicazione. Se vogliamo fare un evento click su questa scarpa, noi abbiamo già caricato appunto l'evento click e possiamo scrivere per esempio message box, inseriremo un messaggio dove ci dirà che questa scarpa, allora, prezzo della scarpa euro 30. Inseriremo come titolo prezzo, chiudiamo la parentesi, rilanciamo il nostro emulatore. Come vedete adesso, una volta che si ricaricherà di nuovo l'emulatore, avremo praticamente la possibilità che facendo clic sulla scarpa visualizzeremo il prezzo della scarpa. Quindi, come vedete, abbiamo diciamo così, la possibilità di visualizzare l'immagine, di interagire con la stessa immagine. Però volevo farvi vedere anche la possibilità di visualizzare un'immagine quando noi vogliamo, per esempio, due articoli. Vi faccio un esempio. Carichiamo sempre da Google un'altra scarpa di colore rosso, la inseriamo sempre su immagini e la caricheremo ovviamente sempre su aggiungi file. Questa volta è un elemento diverso.
Allora, andiamo su immagini, shopping. La scarpa si chiamerà shopping.png. Quindi come faccio ad esempio a visualizzare tutte e due le immagini sulla stessa image view? Questa è una domanda che molti sicuramente si pongono, e quindi dobbiamo risolverlo diversamente, perché se io vado su, ovviamente, sul mio designer e ho selezionato index, vado a selezionare shopping e lancio l'emulatore, visualizzerò l'altra scarpa, ovviamente sempre facendo clic sopra con il prezzo che è rimasto invariato, vedete? Però vorrei fare in modo che, facendo clic, visualizzo la scarpa di precedente, facendo l'evento long click che aggiungeremo adesso, visualizzerò l'altra scarpa. Come faccio? Vado sul mio designer, dichiarerò anche l'evento long click. Questo ovviamente è solo per farvi vedere praticamente la possibilità di caricare l'immagine anziché averla già caricata di default. Quindi andrò a togliere su Image View tutte e due le scarpe e lascerò in bianco, oppure potevo anche lasciare una scarpa e poi all'evento click facevo visualizzare l'altra scarpa, però voglio farvi vedere questa funzionalità. Quindi toglierò sull'evento click praticamente la scarpa precedente, con cioè il messaggio precedente, e scriverò immagine mgimmagine.bitmap uguale load bitmap, aprirò le parentesi e scriverò file.dir/asset virgola, apro le virgolette, lui, il programma stesso, mi propone di inserire una o l'altra scarpa, vado su index.png, chiudo le parentesi. All'evento long click farò la stessa cosa, però cambierò la tipologia di scarpa. Anziché index inserirò shopping, che è l'altra scarpa. Ok, il png l'avevo già duplicato e quindi mi dava errore. Benissimo, adesso lanciando l'emulatore, all'inizio non visualizzeremo nulla perché sarà vuoto, tra l'altro bianco e bianco, avremo anche difficoltà a cercare ovviamente questa scarpa, quindi potremmo anche ovviare a questo inconveniente facendo praticamente clic sull'activity principale e cambiando lo sfondo, in modo che così praticamente possiamo vedere la differenza e capire meglio la funzionalità dell'image view. Ecco che si sta per riavviare l'emulatore con un colore diverso. Questa è l'image view ovviamente vuota, perché abbiamo preferito di vederla vuota, non è il caso ovviamente di lasciarla in questo modo, però se io faccio clic visualizzerò la scarpa precedente, se faccio l'evento long click visualizzerò praticamente l'altra scarpa. Quindi con questo codice abbiamo detto imgimmagine.bitmap, quindi uguale load bitmap, carica una bitmap. Quale bitmap? La bitmap si trova sulla dir asset, quindi sulla directory proprio principale. Quindi diciamo file.dir/asset, dopodiché ci darà l'indicazione da scrivere, che è index.png. Avrete anche casomai un esempio, basta fare per esempio scrivere img immagine punto bitmap, vedete? In automatico praticamente il programma vi dirà che con questa funzione basta fare copia e poi successivamente incolla, avremo praticamente caricato in automatico un esempio. Poi ovviamente basta cambiare da ImageView1 a IMG immagine e ovviamente l'articolo che ci interessa con estensione JPEG o PNG a seconda della nostra esigenza.
È chiaro che l'image view non fa solo questo, ma fa altre operazioni che comunque sono sempre da approfondire e vedere in meglio. Bene, con questo abbiamo visto come funziona l'image view, è tutto. Vi ricordo sempre di iscrivervi sul mio canale YouTube e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!